Monica Crescenti, responsabile comunicazione, Franciacorta Village. Siamo qui per il sodalizio tra Franciacorta Village e la Mille Miglia. Monica, cosa rappresenta per voi la Mille Miglia e perché questo binomio? Allora, Mille Miglia è per noi un momento particolare. Brescia diventa una città internazionale, il fascino di questa corsa di auto d'epoca è veramente allargato a tutto il mondo. C'è gente che viene dall'Argentina, dal Brasile, per correre quella che è a tutti gli effetti una vera gara di vetture d'auto d'epoca. Enzo Ferrari la definiva la corsa più bella del mondo e noi come bresciani, visto che poi Mille Miglia è nata anche in Franciacorta, sono diverso tempo che abbiamo stretto questa collaborazione con l'organizzazione proprio perché i valori di Mille Miglia, che sono anche la promozione di un'Italia tra virgolette minore, fatta di borghi, di strade, ormai magari poco battute, ci permette di valorizzare. L'End of Fashion come gruppo è un gruppo di 5 destinazioni turistiche posizionate in zone splendide di tutta Italia e grazie a questo il valore di Mille Miglia è un valore fondamentale per noi, proprio perché ci permette di valorizzare quello che è la nostra storia, la nostra cultura, il nostro territorio e con essi ci facciamo promuovere. Motori di questo. Benissimo. Dal punto di vista degli arrivi stranieri, quali sono i mercati di riferimento e quali quelli emergenti? Allora, Franciacorta Village si posiziona tra il lago di Iseo e il lago di Garda, quindi due grossi bacini, soprattutto il Garda, due importanti bacini turistici tra la città di Milano e la città di Verona. Chiaramente il lavoro che noi abbiamo fatto a livello turistico è un lavoro radicato, che è sviluppato nel tempo e come bacino di riferimento primario a livello turistico abbiamo l'area DACH, quindi Germania, Austria e Svizzera come mercato principale di riferimento, a cui recentemente si sono aperte nuove opportunità a mercati, tra virgolette, chiamiamoli emergenti, la Turchia e i paesi del Golfo, quindi Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, eccetera, grazie a questi nuovi collegamenti diretti che ci sono sull'aeroporto di Orio al Serio. E per quanto riguarda la Turchia? La Turchia anche qui è un nuovo mercato, soprattutto vengono registrati dei flussi a livello dei nostri fratelli toscani, quindi in Val di Chiana, ma è un mercato che stiamo monitorando attentamente anche noi. Grazie a abbiamo installato recentemente all'interno del nostro InfoPoint, che peraltro è un InfoPoint riconosciuto da Regione Lombardia come InfoPoint Flagship e quindi è in rete con tutti gli InfoPoint lombardi. E recentemente appunto nel nostro InfoPoint abbiamo installato un servizio dedicato ai turisti extra-UE proprio per monitorare questi flussi, ma che garantisce loro la possibilità di avere un rimborso immediato di quanto maturato con lo shopping tax-free. Quindi c'è un tax, è un nuovo tax free. Point, sì, un chiosco. Perfetto. Allora, molti auguri di buon lavoro e a presto.